i Samokat. Londra, fiume Tamigi. Sir Spencer diede un colpo di zampa al grande mappamondo costellato di strane bandierine posto al centro della stanza. Nell'ampio salone adibito a studio torreggiavano enormi scaffali carichi di testi antichi. Era tutto molto strano, considerato il fatto che Sir Spencer viveva in un mastodontico galeone. Pensoso, il leonino padrone di casa, anzi di barca, fissò i suoi quattro pittoreschi ospiti uno ad uno. Un saggio, un energumeno con l'aria da contadino e un ragazzino, comandati da una gatta, ricapitolò. Non sembrate esattamente una squadra di valorosi guerrieri. Con un ghigno beffardo che le stirò la cicatrice sulla guancia, Katana, capo dei Samokat, afferrò una rosa rossa da un vaso lì accanto e la lanciò in aria. Una spada comparve improvvisamente nella sua mano. La rosa era ancora a mezz'aria quando quattro lampi azzurrognoli saettarono intorno al fiore, arrestandone per un attimo la caduta. Mentre Katana rinfoderava la sua arma, la rosa si era già trasformata in un meraviglioso origami. Spencer si schiarì la gola imbarazzato. È evidente che ho parlato a sproposito. Senza aggiungere altro, srotolò una vecchia pergamena sotto gli occhi stupiti dei Samokat. Sulla carta ingiallita era ritratto Kazumi Katashi, il più grande guerriero d'Oriente. Nel pugno stringeva la mitica spada celeste, perduta ormai da svariate generazioni. Spencer ghignò soddisfatto. «Beh, vedo che ho catturato la vostra attenzione».